Nel Giappone feudale si credeva che i confini territoriali fossero tracciati dagli spiriti che venivano evocati dal suono del tamburo di guerra, il Kodo. Più lontano si propagava il suono, più lontano si estendeva il potere del latifondista. A quei tempi il Giappone era tormentato da incessanti guerre provocate da facoltosi proprietari terrieri e combattute da mercenari di nobile nascita. I guerrieri erano conosciuti come samurai. Oggi vengono organizzati annualmente eventi in tutto il Giappone in loro onore. I discendenti di questi devoti guerrieri e altri che condividono la loro passione si incontrano, come qui a Soma, per fare in modo che lo spirito dei samurai continui a vivere. Si riuniscono in nome del Bushido, che significa la via del guerriero. Si tratta di un rigido codice di comportamento che veniva osservato dai servitori armati di tutto il Giappone feudale. Simile ai codici della cavalleria dell'Europa medievale, il Bushido si basava sulla saggezza, la compassione, il coraggio e, soprattutto, sulla totale lealtà al barone feudale al quale il samurai consacrava la propria vita. Il codice era concepito per regolare la condotta dei guerrieri sul campo di battaglia attraverso un disciplinato autocontrollo. Osservando queste regole, la dignità del samurai era garantita. Secondo uno storico, il professor Koii Riei dell'Università di Tsukuba, i giapponesi sono ancora molto attaccati a questa cultura, costantemente sviluppata dai samurai fino al XIX secolo. Il Bushido rappresenta l'antico culto dell'onore, della verità e della virtù. È evidente che lo spirito del Bushido è ancora profondamente radicato nel cuore di ogni giapponese di sesso maschile. Nel Giappone moderno, il codice d'onore del samurai viene ammirato e rispettato profondamente praticamente da tutti. I guerrieri, in gran parte membri della classe militare, non avevano altro tipo di cultura all'infuori di quella delle armi. Poi compresero che per mantenere il potere avrebbero avuto bisogno di qualcosa di più della semplice conoscenza delle armi. La loro disciplina difettava di una solida base culturale. Fu questo il motivo che li spinse ad aggiungere una dimensione intellettuale e spirituale all'arte del combattimento. Cominciarono ad allargare attivamente le loro conoscenze, integrandole con una cultura generale basata sulla letteratura, l'arte e la religione. Dal XII al XIX secolo, il Giappone era nelle mani di un ristretto gruppo di baroni feudali, i daimyo, presso i quali prestavano servizio i samurai. Nel 1192 uno di questi baroni iniziò le lotte di conquista e prese il potere insediandosi come dittatore militare con il nome di Shogun. Riuscì a unificare il Giappone e stabilì la sede del governo a Kamakura. La tradizione degli shogun risale a questo periodo e il governo militare, conosciuto come Bafuku, rimase al potere fino alla destituzione del quindicesimo e ultimo shogun nel 1867. Pertanto, l'influenza dei samurai prevalse per quasi 700 anni.
La grande battaglia finale venne combattuta a Sharashino, dove per la prima volta furono usate delle armi da fuoco. Questa battaglia è stata frequentemente ricostruita per il cinema. Sharashino segnò l'inizio di un irreversibile cambiamento. Dopo secoli di isolamento, il pacifico periodo Edo, che va dal 1600 al 1868, affrettò il declino della classe feudale combattente e il Giappone fu obbligato ad aprirsi al mondo esterno. Molti film giapponesi hanno ricreato gli epici combattimenti dei samurai. Ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, il genere cinematografico conosciuto come Jidaigeki, il sostantivo collettivo con cui ci si riferisce ai film storici su questo tema, diede un fondamentale contributo al cinema giapponese e fu un elemento centrale della produzione commerciale. Gli spettatori danno sempre un'entusiastica risposta a queste pellicole estremamente popolari, conosciute come film di combattimenti con la spada. Gli attori ripetono i gesti eseguiti dai samurai quando si preparavano al combattimento, mentre si applicano accuratamente il trucco e si acconciano lo shinyon o shonmage, simbolo dell'onore del guerriero. Questi preparativi avevano lo scopo di renderlo il più possibile minaccioso davanti al nemico. C'è una grande quantità di film in cui gli attori danno prova di grande abilità in scene di battaglie spettacolari. Quasi tutti i registi giapponesi, famosi o meno, hanno lustrato almeno una volta le armi per un Jidaigeki. Si potrebbe dire che questo genere è per il cinema giapponese quello che i western sono per Hollywood. È uno di questi film, I Sette Samurai di Akira Kurosawa, che ha fatto scoprire agli occidentali il cinema giapponese. Yoi! Stop! In ognuno dei suoi film, Kurosawa idealizza l'arte del combattimento e rende omaggio all'autodisciplina del samurai, al suo senso della strategia e al suo controllo sulla mente dell'avversario. Queste scene sono tratte dal film Harakiri e sono esemplificative della violenza tipica di questi guerrieri. È un capolavoro del cinema diretto da Masaki Kobayashi. Questa sequenza mostra in ogni dettaglio la dinamica del duello fra due samurai. Il samurai vestito di nero è un guerriero esperto, mentre il suo rivale in bianco è un principiante. Non ci sono dubbi sul realismo di questo combattimento. È abbastanza evidente che entrambe le spade sono realmente pesanti e che stanno usando un'autentica katana. La katana è estremamente difficile da maneggiare e sia in attacco che in difesa, per controllarla il guerriero ha bisogno di usare ogni muscolo del suo corpo. Il segreto è evitare i colpi dell'avversario sfruttando la forza fisica e, cosa più importante, quella spirituale. Gli attacchi frontali devono essere evitati a tutti i costi, perché l'impatto potrebbe addirittura spezzare la lama della katana. Il samurai in nero, quello più esperto tra i due, ne è ben consapevole.
Ci troviamo a Seki, un villaggio di fabbricanti di spade che risale al periodo di Kamakura, il periodo più antico del Giappone feudale tra il 1100 e il 1300. È qui che generazioni di abili artigiani hanno forgiato alcune delle più belle lame del Giappone, in particolare le katana, le sciabole usate dai samurai, simbolo del loro potere e del loro spirito. La creazione di una katana è una forma d'arte, simile a un rituale sacro che può essere praticato solo all'interno di un tempio. A Seki questo rito è riservato a un'elite, della quale Katsuo Kato è un membro. Nella fucina solo quest'uomo conosce i segreti legati alla realizzazione di una katana. Come per gli altri mastri spadai di Seki, furono i suoi antenati a tramandargli le conoscenze necessarie alla sua fabbricazione e assistito da 3 apprendisti scelti. Il materiale di base per la katana è questa polvere di ferro. Viene versata lentamente e con cautela nella fornace, usando un imbuto quadrato. Qui si fonde e forma un'amalgama che noi chiamiamo kera. Dal blocco che si è venuto a creare estraiamo il tomahagane. Questo è il materiale grezzo usato per realizzare la spada. Lo facciamo fondere ed è durante questa fase che si arricchisce di monossido di carbonio. La quantità di carbonio è essenziale. Infatti useremo la parte che ne contiene la percentuale maggiore per la sua durezza. Il processo è lungo e meticoloso. La fase di forgiatura inizia con la livellatura del metallo. Il fabbro lo colpisce ripetutamente e lo fa temprare immergendolo in acqua finché non ottiene le varie sezioni. I pezzi sono selezionati in base al loro contenuto di carbonio che ne determina la qualità. Vengono riscaldati di nuovo, temprati, poi sezionati e ribattuti insieme. L'intera operazione viene ripetuta anche 15 volte di seguito. Il risultato finale è un blocco di ferro formato da più sezioni. C'è uno strato intermedio e 2 laterali. Ogni pezzo ha un diverso grado di durezza. Usiamo la parte indurita dello strato intermedio per modellare l'estremità tagliente della spada. Nessuna parte del blocco va sprecata. Viene riscaldata e ribattuta per aumentarne la lunghezza. Questo è quello che si ottiene alla fine. Il numero di spade che Katsuo Kato fabbrica con l'aiuto dei suoi apprendisti è limitato. In un anno la sua fucina realizza solo 24 esemplari. Gli sono necessari 20 giorni per forgiare una singola lama. In Giappone la katana è ancora oggi considerata un oggetto sacro. Discendo da una famiglia di mastri spadai. Rappresento la 25esima generazione a partire dall'epoca di Muromachi. Accendiamo il fuoco nella fornace e capiamo quando lavorare il metallo senza misurare la temperatura, solo osservando la fiamma. È come se fosse il fuoco stesso, acceso come nei tempi antichi, a tramandare la conoscenza. Per noi le fiamme sono sacre e rappresentano il passaggio di una tradizione. Le katana prodotte dalle forge di Seki vengono considerate oggetti preziosi e sono molto ricercate dai collezionisti. Erano oggetti di culto, il simbolo del coraggio e della lealtà dei samurai. Se durante un combattimento un guerriero perdeva la spada o la lama della sua arma si spezzava, perdeva l'onore.
Nel corso dei 700 anni di shogunato a Kamakura e Kyoto, i baroni feudali, i daimyo, erano obbligati a fare rapporto a intervalli regolari allo shogun. Era uno dei modi in cui il governatore poteva mantenere la sua influenza su di loro. Durante i loro viaggi spesso passavano la notte nella casa di un barone amico o più di frequente in una locanda. Il villaggio di Nakasendo era situato su uno dei principali percorsi che conducevano alla corte dello shogun. Le sue 42 locande sono state accuratamente preservate come siti storici. In epoca feudale furono spesso teatro di intense attività. Qui, durante le loro soste, i visitatori barattavano merci con notizie e informazioni. Hiroshi Ogasarawa, professore di storia medievale ed esperto di questo periodo, ci invita a seguirlo in una delle locande che in passato erano riservate esclusivamente al daimyo e ai suoi samurai. In base alle dimensioni del suo feudo, il daimyo era accompagnato da una scorta. Questa scorta poteva includere fino a 30 persone, a volte anche di più. All'arrivo della carovana, gli abitanti del villaggio le andavano incontro per aiutare a trasportare i bagagli e a legare i cavalli. Questa locanda veniva chiamata Onjin. I baroni vi si fermavano per trascorrere la notte, allietati dalle feste organizzate dagli abitanti del villaggio. Venivano impiegate molte donne per servire i viaggiatori. La Onjin era riservata esclusivamente alle classi privilegiate. C'erano molte locande come questa. I visitatori avevano il compito di tenere sotto controllo l'andirivieni delle donne e il potenziale traffico di armi. All'epoca delle guerre fra i daimyo per il possesso della terra, le serve venivano spesso usate come informatrici e quindi erano sempre guardate con sospetto. Inoltre i fucili, che cominciavano ad affermarsi come efficienti armi belliche, erano sempre più richiesti. Per questo motivo, chiunque si trovasse nella locanda veniva tenuto sotto stretta sorveglianza. I samurai erano fondamentalmente uomini d'azione, ma la loro vita quotidiana era inframmezzata da pochi immutabili rituali, come la cerimonia del tè. Dal XIII secolo in poi, questa cerimonia cominciò ad essere praticata nei circoli culturali, insieme alla calligrafia e alla disposizione dei fiori, altre discipline che richiedevano concentrazione e padronanza di sé. La cerimonia del tè fu ispirata dagli insegnamenti zen e ha un significato filosofico oltre che sociale. Quattro principi zen fondamentali ne regolano lo svolgimento: armonia, rispetto, purezza e tranquillità. Sia il corpo che la mente ricercano l'austerità e la consapevolezza totale perfino nei gesti più semplici. La via del tè o sado riflette l'essenza suprema dello spirito giapponese. Riservata agli iniziati, era considerata una tradizione estremamente importante. Ogni oggetto, ogni gesto rimanda alla fragilità delle cose di questo mondo e deve essere attentamente scelto in base alla sua qualità estetica. Gli oggetti usati, la ciotola, il contenitore del tè, la frusta di giunco e il cucchiaio, sono tutti opere d'arte. I gesti preparatori vengono effettuati seguendo un rigido codice disciplinare e regole inflessibili stabiliscono la condotta degli ospiti.
Il cerimoniale richiede molti anni di pratica. Ha luogo in una piccola stanza costruita con materiali semplici che evocano la purezza. Ogni aspetto dell'arredamento è parte di un insieme armonioso. Ogni gesto, ogni parola sono controllati, moderati e precisi. Il samurai, la cui vita era caratterizzata da una stoica indifferenza verso i beni materiali, teneva la cerimonia del tè nella più alta considerazione. Il rituale era in armonia con il suo stile di vita frugale e questo, in aggiunta al significato estetico, era considerato essenziale per il progresso spirituale. Accompagnato dai suoi cortigiani, lo shogun stesso vi prendeva parte per discutere di filosofia e religione e per fornire ispirazione agli artisti e ai poeti. L'altra influenza fondamentale sulla cultura dei samurai fu esercitata dalle arti marziali. Nel corso di numerosi incontri violenti e sanguinosi, il samurai sviluppava una vasta gamma di tecniche di combattimento. Prima dell'epoca di Edo, l'uso delle armi veniva insegnato per combattere il nemico. Successivamente, il budo venne usato come strumento didattico, cosa che avviene anche ai nostri giorni. Dall'epoca di Edo fino ad oggi, il budo e l'istruzione sono rimasti strettamente associati e sono virtualmente la stessa identica cosa. In altre parole, le arti marziali venivano usate per formare e addestrare dei cittadini modello. Lo Yaido, o Via della Spada, ha le sue origini nel Giappone dell'VIII secolo. È un'eredità che è stata assimilata nella cultura giapponese, una fonte di forza interiore che è diventata quasi una parte del codice genetico. Veniva insegnato in una grande varietà di forme in molte scuole fino alla fine del XVI secolo, quando assorbì aspetti degli insegnamenti zen. Dal XVII secolo in poi, lo stile della spada fu riservato esclusivamente ai samurai. Lo Yaido non aveva lo scopo di atterrare l'avversario. La tecnica è secondaria agli elementi spirituali della disciplina, come spiega Tadashi Fujita, vicepresidente della Federazione Yaido di Tokyo. L'arte dello Yaido sta nel fronteggiare i colpi dell'avversario, senza mai colpirlo e senza che lui colpisca te. Sia che si riceva o si infligga un colpo, si è perdenti in entrambi i casi. Quando uno dei due avversari rimette la spada nel fodero, questo vuol dire che ha intenzione di abbandonare il combattimento. Noi diciamo che ha sollevato la spada. Oggi la spada non viene usata per scopi aggressivi. Ecco perché quando un avversario solleva la spada, significa che l'altro ha vinto il duello. Nel kendo si affronta solo una persona. Nello Yaido, invece, bisogna affrontare numerosi avversari immaginari disposti su tutti i lati. Ad esempio, quando si hanno due avversari, uno davanti e uno dietro, si deve usare tutta la concentrazione e il sesto senso per parare a turno i colpi di ognuno. Per affrontare il nemico alle spalle, prima si deve sconfiggere quello che si ha davanti, ma senza sacrificare lo scopo primario del combattimento, che è naturalmente battere entrambi gli avversari.
Lo stesso principio si applica quando si hanno dei nemici su entrambi i lati. L'obiettivo è esercitare il controllo mentale sul numero massimo di avversari e sconfiggerli tutti, uno alla volta. Originariamente, il dojo era riservato ai riti buddisti. Con il passare del tempo diventò il tempio in cui veniva insegnato lo stile, cioè il raggiungimento dell'armonia universale. In Giappone, il dojo è il luogo in cui lo spirito zen del samurai viene perpetuato. Le arti marziali sono una continua fonte di insegnamento spirituale. I suoi praticanti vengono guidati dai principi del Budo, che per loro rappresenta uno stile di vita. Il Kendo è l'arte della katana. È una disciplina spettacolare che usa spade di bambù o di cuoio maneggiate con entrambe le mani. Come nel karate, nel kendo si grida kyai e si specifica la parte del corpo dell'avversario che si sta per colpire. Questa disciplina può essere pericolosa e per questo motivo quelli che la praticano indossano specifiche protezioni. Il kendo ora viene praticato in tutto il mondo. È stato fonte di ispirazione in ogni campo creativo. Il regista di Guerre Stellari, George Lucas, ad esempio, si ispirò al kendo per il costume di Darth Vader, che rappresenta il lato oscuro della forza. Come le arti marziali, anche il giardino giapponese è concepito per infondere serenità. È uno spazio progettato per la contemplazione e la meditazione. Ispirati alla filosofia zen, questi aridi giardini di sabbia ondeggiante, ghiaia e rocce dipinte di blu venivano sistemati accanto ai templi buddhisti. Il tiro con l'arco, o kyujutsu, era un elemento fondamentale nell'arte del combattimento coltivata dai samurai. Ma l'effettivo tiro della freccia era il risultato finale di una lunga preparazione interiore destinata a purificare la mente dell'arciere. Tutti quelli che praticano le arti marziali, come questo esperto di tiro con l'arco, vengono iniziati alla tecnica della respirazione, della meditazione e della concentrazione. In Giappone, il tiro con l'arco è stato riconosciuto come arte marziale prima del periodo di Nara. Il kyujutsu, da cui derivò il kyudo, comprendeva molte idee e filosofie cinesi. Il kyujutsu è una disciplina che originariamente veniva praticata in due differenti modi. Era la tecnica base del tiro con l'arco, ma anche una cerimonia che veniva effettuata in speciali occasioni nei circoli aristocratici. Nessuno sa esattamente quando abbia avuto origine, ma si pensa che sia nata fra il XV e la metà del XVI secolo. Quindi, 弓というものが
Il Kyujutsu veniva effettuato come cerimonia nella corte imperiale durante i periodi di Nara, di Heian e di Kamakura. Oggi quest'arte è praticata principalmente dagli studenti. Koiirie insegna Kyudo da quasi tutta la vita. Considera il tiro con l'arco una disciplina mentale piuttosto che fisica e che richiede intensa concentrazione e un perfetto controllo del respiro. Nel periodo degli esami, inoltre, aiuta gli studenti ad allentare la tensione. Dal periodo di Kamakura, nel XII secolo, i guerrieri combinavano l'arte del tiro con l'arco con quella dell'equitazione. I Kisha, gli arcieri a cavallo, fecero la loro comparsa in questo periodo. Oggi solo una facoltosa elite può godere di questa disciplina conosciuta come Yabusame. I cavallerizzi galoppano lungo un percorso di 200 metri e devono colpire tre differenti bersagli. Il Kisha deve essere sia un eccellente cavallerizzo che un abile arciere. In questo paese densamente popolato, in cui lo spazio è limitato, solo persone molto ricche possono permettersi il lusso di una corsa a cavallo. Per questo viene considerato un privilegio praticare lo Yabusame. Oggi lo Yabusame è un evento comunemente presente durante le più importanti cerimonie shintoiste in cui vengono celebrate la pace e la prosperità. I festeggiamenti iniziano con una processione guidata da un sacerdote su un cavallo bianco, un simbolo di purezza. Il sacerdote è seguito dai partecipanti che indossano il tradizionale costume dei samurai. I Kisha sono estremamente popolari in Giappone e sono considerati gli abili discendenti dei mitici samurai. Il sangue delle grandi famiglie di guerrieri scorre nelle vene di alcuni di questi uomini. L'insegnante di Yabusame, Yetaka Kaneko, è uno di loro. Secondo i testi antichi e la tradizione orale, nello Yabusame si deve percorrere al galoppo una distanza compresa tra i 217 e i 250 metri. In passato l'arco dell'arciere veniva usato come unità di misura standard per il percorso. C'era uno spazio di 35 o 36 lunghezze di arco fra un bersaglio e l'altro, che rappresentava una distanza complessiva di circa 60 metri. Tra il cavallo e il bersaglio, invece, dovevano esserci tre o cinque lunghezze di arco, una distanza compresa tra i 6 e i 10 metri. È così che le distanze venivano calcolate. Grazie alla reputazione di Yetaka Kaneko come maestro di Yabusame e alla sua conoscenza della storia dei samurai, i suoi servizi sono frequentemente richiesti dai registi giapponesi. Ha lavorato con alcuni dei più grandi del Giappone, compreso Kurosawa, che si presentò a lui con lo storyboard del film I Sette Samurai. Ho lavorato in tre film di Kurosawa: I Sette Samurai, Il Trono di Sangue e La Fortezza Nascosta. Questo è il grande attore Toshiro Mifune. Dopo aver finito le riprese dei Sette Samurai, Mifune divenne mio allievo. Venne da me per imparare ad andare a cavallo. Gran parte del suo addestramento
È avvenuta a Gotempa, ai piedi del Monte Fuji. All'epoca, molte delle comparse che Kurosawa aveva assunto erano esperti cavallerizi. Ma il problema era che durante la lavorazione erano state usate selle occidentali, che producevano un effetto diverso rispetto a quelle giapponesi, anche se i cavallerizi erano davvero molto bravi. Così Kurosawa ebbe molti problemi con le comparse durante le riprese delle scene delle battaglie. Quando cavalcavano indossando le armature, quelli con le selle occidentali, o almeno buona parte di loro, trovarono impossibile mantenere la stessa postura di quelli che usavano selle giapponesi. E questo fu un problema enorme per Kurosawa. Quando mio padre diventò direttore della scuola Takeda nel 1965, ereditò una gran quantità di documenti e oggetti storici e decise di usarli per aprire un museo. Quando uno dei miei antenati diede le sue terre all'imperatore, gli venne regalata questa armatura come ringraziamento. Questo è il punto in cui l'imperatore scrisse il suo nome. Ecco la sua firma. Ogimashi, l'imperatore Ogimashi. Questa è quella che viene chiamata Umayoroi. È l'armatura di un cavallerizzo ed è fatta di pelle. Quando il Kyushu fu abbandonato durante il periodo di Hideyoshi, i samurai al servizio dei baroni locali erano molto poveri e non potevano permettersi delle armature. Le truppe imperiali avversarie avevano vesti da cerimonia, indossavano questa armatura per incutere soggezione sui samurai che non avevano mai visto una cosa simile. Questa si chiama Bamen. È una maschera che veniva messa sulle teste dei cavalli per dargli un aspetto spettrale. Veniva usato ogni mezzo per terrorizzare il nemico. Nell'undicesimo secolo i guerrieri cominciarono a indossare l'armatura conosciuta come Oyoroi, fatta di lunghe placche di ferro cucite con strisce di pelle. Il tradizionale elmo con corna, lo Oshi Kabuto, insieme all'armatura ricoperta di pelle d'orso, sottolinea l'importanza che il samurai dava al proprio aspetto. Indossavano anche maschere concepite per proteggerli e incutere paura ai loro avversari. L'impressione prodotta sul nemico era fondamentale e l'aspetto psicologico del combattimento era vitale per la strategia del guerriero. Veniva fatto tutto il possibile per intimidire e terrorizzare l'avversario. I samurai indossavano sempre trucco e profumo. Era il loro modo di prepararsi ad affrontare la morte in battaglia. L'unico scopo nella vita era servire il loro signore, un ideale rinforzato da un codice d'onore. A questo proposito, il Bushido prevedeva la morte intenzionale. Un samurai che falliva si toglieva l'armatura, si metteva in ginocchio e si premeva la spada contro l'addome squarciandolo. In passato questa cerimonia, conosciuta come seppuku o harakiri, era l'unico modo per morire da eroe. Nel Giappone di oggi ci sono centinaia se non migliaia di uomini che vogliono assaporare il gusto di questo eroico passato e così indossano l'armatura dei loro antenati. Nonostante l'apparenza, questo indumento fu concepito per essere indossato rapidamente e pesa poco più di 10 kg. Le sezioni metalliche delle armature si adattano ad ogni parte del corpo. Le placche sono tenute insieme da corde del colore del clan a cui appartiene il guerriero. Queste armature flessibili consentivano ampia libertà di movimento.
Il materiale usato e il suo aspetto cambiavano in base al tipo di combattimento, sia che fosse a mani nude, con le spade, con armi da fuoco o con gli archi. Il samurai aveva con sé due spade appese alla cintola, quella lunga o katana e quella corta o wakizashi. Questi appassionati di storia antica si incontrano una volta l'anno a Soma, sull'isola di Honshu. Conoscono a memoria le tecniche di combattimento usate per neutralizzare l'avversario, che sono state tramandate di generazione in generazione. Disturbare il ritmo dell'avversario, distogliere la sua attenzione e muoversi con il sole alle spalle o alla propria destra. I partecipanti devono incarnare i valori dei loro eroi, un palese e dettagliato concentrato di coraggio, audacia e autocontrollo. Oggi i samurai sono generalmente considerati figure sacre, questo perché attingevano dalle diverse religioni i principi che rafforzavano il loro spirito. Dal buddismo prendevano la fiducia nel destino e l'accettazione della morte, dallo shintoismo le qualità maschili di lealtà e coraggio indispensabili sul campo di battaglia. I partecipanti si sono radunati su questo antico campo di battaglia più per gareggiare che per combattere gli uni contro gli altri. Gli stendardi sottolineano la lealtà di questi mercenari, uomini totalmente devoti ai loro signori. I cavallerizzi sono quasi in uno stato di trance mentre galoppano lungo il percorso nel tentativo di immedesimarsi nei loro avi. In questa gara lo scopo non è vincere, ma riaccendere l'antico spirito del guerriero samurai. Nel moderno Giappone, eccessivamente urbanizzato, le generazioni più giovani non sono particolarmente interessate ai valori tradizionali della cavalleria. Nel Giappone di oggi, le arti marziali vengono usate soprattutto per produrre cittadini ideali. Le arti marziali obbediscono a leggi filosofiche molto diverse rispetto a quelle degli sport che sono stati importati dall'Occidente. Una cosa è chiara, il Budo non era stato concepito per essere un passatempo divertente. I bambini, ad esempio, considerano la disciplina legata alle arti marziali troppo rigida e hanno difficoltà ad attenervisi. È ovvio quindi che preferiscano sport come il calcio, la pallacanestro e il baseball, che sono molto più divertenti e molto più spettacolari. Gran parte dei giovani d'oggi tende ad allontanarsi dalle arti marziali. Il Budo non è più un'attività popolare in Giappone e le arti marziali in genere sono in declino.
Discipline come lo judo e il karate vengono praticate paradossalmente più dagli occidentali che dai giapponesi. Nel tentativo di porre un freno a questo declino, un noto uomo d'affari, Tetsundo Tanabe, ha deciso di apportare delle innovazioni. Nutre un profondo interesse per la storia del suo paese. Spende una fortuna per cercare e acquistare opere d'arte andate perdute e riportarle in Giappone. Allo scopo di tenere viva la fiamma della cultura giapponese, ha deciso di creare una nuova disciplina basata sulle arti marziali. Ho sempre avuto un grande interesse per le arti marziali. Nel dojo in cui inizialmente mi allenavo, venivano praticate molte arti marziali tradizionali, come il kendo, il tiro con l'arco e il lancio del giavellotto, che risalgono tutte al periodo di Meiji. Insegnavamo un'infinità di discipline. Io stesso ho praticato vari tipi di iaido e mi sono allenato con un'autentica spada da combattimento come questa. Vista la mia grande passione, mi sono chiesto come avrei potuto trasmettere questo aspetto della tradizione giapponese al resto del mondo. È così che ho inventato un nuovo sport e l'ho chiamato Shambara. Pur essendo una forma di combattimento simulato, viene praticato in completa sicurezza. Lo Shambara ha tre vantaggi fondamentali. È uno sport che può essere praticato da persone di ogni età. Non è aggressivo e, ultimo ma non meno importante, le sue regole sono molto più elastiche. Questa è una spada di gomma gonfiabile. È flessibile e si piega nell'impatto, quindi non è affatto pericolosa. Inoltre ha un suono fantastico quando colpisce. Questo è lo Shambara, uno sport universale. Il nostro motto è Shambara, lo sport del samurai. Basta rimettere il tappo e si ottiene una katana. Quando colpisce un bersaglio si piega. È assolutamente innocuo. Anche se è ancora allo stadio iniziale, lo Shambara sta riscuotendo un enorme successo. Questo nuovo sport viene praticato soprattutto da bambini che lo considerano un gioco divertente, non più appesantito da tutte le rigide regole applicate alle arti marziali tradizionali. Le regole sono tanto semplici da consentire ai bambini di divertirsi fin dalla prima lezione. In questo modo evitano le poco gratificanti fasi iniziali necessarie per imparare le altre discipline marziali. Lo stile dell'abito è facoltativo, ma alcune attrezzature protettive sono obbligatorie. Spesso bambini e adulti di differenti livelli si allenano insieme. I più esperti usano due spade in accordo con l'autentica tradizione dei samurai. Il concetto di gioco è fondamentale. Il dojo all'interno del quale viene praticato lo Shambara è diverso da quelli tradizionalmente silenziosi, pervasi da un'atmosfera di intensa concentrazione, troppo opprimenti per i giovani. Mettendo insieme questi principi moderni e realistici per creare il nuovo sport dello Shambara, Tetsundo Tanabe ha corso molti rischi. I bambini agiscono in modo naturale. È meraviglioso vedere quanto si divertono mentre liberano tutte le loro energie.
Probabilmente, grazie allo Shambara, questo bambino un giorno scoprirà le arti marziali tradizionali. E quando accadrà, sarà in grado di attingere forza dalle antiche tradizioni giapponesi, in cui la sua cultura affonda le radici. Comprenderà lo stile dei guerrieri, i fedeli vassalli che cercavano la saggezza attraverso il combattimento e seguivano uno stile di vita che offriva loro la possibilità di morire con onore. Uomini dallo sguardo intenso e deciso, la cui nobile condotta li identificava inequivocabilmente come samurai.